il vestito non si è sporcato. La medicina funziona. Ah, meno male. Oh, che sorgisce. Sei uno scarafaggio o un leone, no? Ho capito. Perché fanno così questo verso quando si fanno grandi? Ada, non ti muovere, non sparare, fai la brava, rilassati, stai tranquillo, guarda, non si taglia manco le unghie, zozzoso. Un po' dall'estetista. Non farebbe male. Ah, t'ho fregato! Cucù te te, amico mio, cucù te te. Beh, oh, quatti quatti, senza far rumore con il tacchetto mi allontanerei da lui. Ecco, brava, così. Mi raccomando. Pancia in dentro e petto in fuori. Ada. Postura bella dritta. Direi che questo è un 45 ed è proprio la taglia di Lewis. Che dobbiamo fare? Segui Lewis. Il gioco è tutto seguire Lewis. Lewis aspetta però, Che mo, seguendo te io già so che mi perdo qualcosa che potrei trovare. Le impronte di Lewis. Deve essere andato da questa parte. Ah, Lewis, scusami, non Lewis. Lewis, che spagnolos. Non va. Vaffan bagno. Beh. La leva. Dobbiamo trovare la leva. Ho trovato la leva. Sono un genio. Corpo di mille falene e non balene. Allora, lui si è buttato qua giù e buttiamoci pure noi. Mamma mia. Lui è finito quasi faccia a muro, però io no, perché sono più agile. Che ti credi tu? Lewis. Non Lewis. Oh! Questa cronache della ricerca, strappato. Dicembre, 8 anni dalla mia illuminazione. I miei tentativi di combinare esseri umani e insetti non stanno dando buoni frutti. Questa fusione non porta i risultati che speravo e la mia pazienza si sta esaurendo. La governante ha sofferto a lungo e confesso di avere ancora la pelle d'oca quanto sento le sue grida agonizzanti. Raggiungerò mai la perfezione? Ho due possibilità. La prima, continuare con il metodo attuale, senza cambiare niente, ma ampliando la ricerca di componenti di insetti compatibili. La seconda, e forse più splendida, più immorale, più spietata, aggiungere un organismo completamente differente. Ma se non è eseguita al meglio, la seconda scelta rischierebbe di portare al fallimento. Beh, temo che non riuscirò a superare questo punto morto se non cambio qualcosa nei miei metodi. Le cose continuano così, la governante collasserà. Dovrò decidere cosa fare. Suo umile servitore, Isidro Uriarte Telavera, Alivi Avrabi Parabim Bomba. Ok. Allora, andiamo a prendere quel pollo di Lewis. Sì. Lewis! Dove sei? Ma mi sono perso le impronte di Lewis. Adesso Lewis. Oh. Ah, lui si è andato qua sopra. Immagino, vedi? No, non è andato qua, però posso prendermi questa roba. Posso prendere questi che mi fanno molto comodo. Posso sbloccare questa che potrebbe essere una scorciatoia. Anzi, lo sai che ti dico? Riseguiamo le impronte così non mi sbaglio. Di qua lui si è appoggiato contro il muro, poi... Ops! È andato giù ma si è appoggiato contro il muro, cosa che non abbiamo fatto noi. Quindi noi... ho capito. Mi sa che devo tornare la leva su. Ma sono un bongi bongi allora. Sono un bongi bongi. Questa la dovevo sbloccare perché devo abbassare la leva qua. Che qua mi si chiude ma mi si apre giù. Io posso andare qua così. Ok, mi butto giù. E posso... Posso fare che? Niente. Aspetta, no. Ho detto una bugia. Aspettate. Fatemi capire che cosa ho fatto. Ok, questa è chiusa.
Io questa la apro. Allora, apro questa. E a questo punto, invece di andare là, se vado qui... Oh, corpo di mille balene. Ah, eccola là. Come usare l'ambiente circostante per risolvere i problemi. Ok. Ma mi sa che si è aperto quello che mi serviva. Oh, una corona. Una corona elegante. Andiamo giù. Oh, vedi? Luis, sto arrivando. Nota di Luis. Ada, spero che sia tu a leggermi. Sto andando alla miniera per cercare Leon. Ho sentito Ramon tramite l'interfono del castello dire che è diretto lì. Finirà nei guai. Ah, là è dove muore Luis. Luis, puoi arrivarci attraverso i canali, è pericoloso, ma ho lasciato dei segnali per indicarti la direzione giusta. Ah, lì è dove muore Luis. Sì. Se ci sei, ci vediamo dopo oppure alla prossima live. Fino alle 10 sono qui, Franci. Se torni entro le 10 ci rivediamo, se no alla prossima. È stato un piacere, grazie ancora di essere passata. Oh, belli, proprio parecchi cadaveri appeso. È divertente, proprio. Sai pure il profumino di decomposizione. Mica qua c'è qualche... Oh... Ah, no, stanno qua. I tesori stanno tutti quanti qua. Urkukan. Divento ricco con tutti questi tesori. E che? Perché tutti questi tesori? Mi puzza la storia. È un alveare. Non mi sembra affatto un buon segno. No. E direi proprio di no. Allora, il primo sta qua. Però sicuramente sarà chiuso qui. Ecco, lo sapevo. Niente da fare. Ci sta l'acqua e non posso neanche attraversare. No, i dardi non mi servono. Non ho la balestra, scarta. Mi occupano solo lo spazio. La balestra non l'ho presa. Ok, non c'è nessun meccanismo per abbassare l'acqua, mi pare, al momento. Ok, quindi ora non lo posso prendere, quel tesoro non lo posso prendere. Oh, pure mia moglie gioca a Call of Duty, però non so se tu a mobile o su PlayStation o su PC. Mia moglie gioca a mobile. C'ha un clan suo, è proprietaria di un clan. Ora sta di là a giocare, infatti. Oh. Non so perché non dà quella pugnalata quando ci sto vicino. Vabbè, comunque. Niente, chiuso pure qua. Non va. Ok, vediamo un po' qui. Ok. Allora questa me la conservo ancora, non la vendo. Ma la tengo. Io lì dentro non mi tuffo. Non lo immaginavo. Il vestitino che c'hai, siamo in rovina.
maledetto insettoide. Ok. Ah, c'è anche un altro contratto qua. Avevo visto questa bestia gigante che si muove nell'acqua. Pare che nei torbidi canali di Gregorio regni un vero e proprio signore. Voglio scrivere di cosa si tratta, che qualcuno lo catturi per me. Va, vediamo. Allora, hai completato una richiesta. Alla cronologia della famiglia Salazar, canali. Per tanti anni l'esistenza dei canali al di sotto del castello è stata dimenticata. Secondo i nostri registri furono costruiti da Conte Gregorio, l'architetto della terza generazione. Non è chiaro per quale motivo furono creati, ma è possibile che abbia a che fare col tentativo di trattenere gli insetti mortali che avevano afflitto il suo predecessore, Conte Ippolito. D'altronde l'acqua è un simbolo di purezza per la famiglia Salazar. I canali di Gregorio furono riscoperti durante gli scavi di un tunnel sotterraneo, ordinati dal conte Ramon dell'ottava generazione. La loro architettura splendida ed elaborata è solo uno dei tanti esempi del brillante lavoro di Gregorio. Ha reindirizzato il corso del fiume sottoterra, dando vita a un acquedotto e a un sistema fognario. I canali possono anche essere usati per immagazzinare l'acqua durante i periodi di siccità. La costruzione è un'impressionante prodezza architettonica per quei tempi. Il suo splendore è sprecato per quello stolto che ci governa. Ha mostrato interesse per i canali soltanto quando ha pensato di usarli per affogare coloro che osano ribellarsi a lui. Che insolenza! Gregorio si starà rivoltando nella tomba. Ci sarà una giornata davvero spettacolare. Allora, diamoci un colpetto di salvataggio a questo punto qui. Ok. Ok, andiamo. Oh là là. Scoppiato come se non ci fosse un domani. Oh! L'ho potenziata abbastanza sta pistola, eh? Andiamo a prenderci un po' di roba di lava. Prima di proseguire, almeno... Che stai mangiando di buono, Iole? Oddio, quando ti faccio questa domanda mi preoccupo sempre della risposta. Ah, no, buono. Vabbè, buono, dipende come lo fai. Che ci metti dentro? Gatto di patate. Mirino con biosensore. Ah, il mirino con biosensore. Questo mo va, ne so sicuro. Guarda, eh. Questo mo va, andava sul fucile che mi sono venduto. Il problema dell'acqua, spero. Ah, non c'ho la chiave. Vabbè. Fatto per formaggi vari e salumi pure. Ah, ok. Vabbè, però mica è male, mica male pure quello. Che schifo. È finito qualcosa in bocca. Beh.
Ah no, forse dovevo scendere da qualche altra parte, non qua. Devo tornare indietro. Ah sì, dove sta il venditore? Dovevo scendere, è vero. Torniamo di là, va. Queste falle, le patate sono meno cotte. Ah, ok, no. Ok, ok, Iole. Ok, allora sì, no, a me pure come lo fa Lilli è buonissimo. Le patate non si sentono, si scioglie tutto in bocca. Di solito facciamo con prosciutto cotto, provola affumicata e come si chiama? E mozzarella. Ok, andiamo. Stiamo procedendo bene, dai. Già è aumentato il valore della corona. Ora però mi sa che me ne devo andare giù alle fogne per arrivare qua. Mi conviene scendere già allora, perché c'era un tunnel di là. Guarda, non c'è nulla. Sì. Ok. Un altro tesoro di qua. Oh, questa non l'avevo visto prima. Di qua sì. Ok. Urco can, urco can. Minchia, che riflessi, oh. Oh, va, prendi, prendi. Ok, però a questo punto c'ho parecchia roba. Aspetta, prima questo. No, potevo fare quelli per lo shotgun. Oh! Porca miseria. Da se questo non dovesse uscire così all'improvviso. Continuiamo a fare munizione, che qua ho l'impressione che si stia per preparare qualcosa di potente. Però aspetta, qua ci sarà qualche altra cosa. Ah no, sono due strade, due vie per... Erano due vie per arrivare allo stesso punto, però non vorrei che di qua ci sta... Oh, trovate il signore dei canali. È bello grosso. Visto, ho fatto bene a venire di qua.
fatto proprio bene a venire qua. Vedi? Guarda. Tac. Tac, tac, tac. Ah. Di qua. No. Di qua. Ok, andiamo, ci siamo. Ma non ho proprio più cure. C'ha ragione, io non ho cure. Porco can. Le devo comprare? Non ho cure. Porca trota, non me ne ero accorto. Potevo aspettare a iniettarmela quella, mannaggia. Eccolo. Oh, lo so chiamato lo spray. Ah, almeno uno spray ce l'ho. Porco can. Allora, il giganto l'ho distrutto. Perché ho potenziato già il fucile a pompa. Hai visto? Con i potenziamenti che ho fatto preventivamente? L'ho colpito direttamente sulla schiena. Dove c'era il suo punto debole. Ok, possiamo andare. Pensavate di fregarmi. Invece stavolta sono stato più astuto io. Mannaggia, devo mettere il Godo Ergo Sum sulla tastiera. Ancora non l'ho messo. Mi devo ricordare domani di farlo. Appena torno da lavoro. No, ma il serpente pure, il serpente come se aveva rimosso le ghiande velenose e fosse usato per ripristinare la salute. Ok. Ce l'avevo le cure in realtà, il serpente. Oh, 74.000, Urko Khan. Ho fatto bene a temporeggiare. Io sto accumulando un po' di punti. Brava. Brava. Io li posso... Io ce li ho infiniti, però per quando lo arrivo a fare io, Godo Ergo Sum... Ancora tu. Vedi? No, eccolo qua il venditore. Bene. Ci stanno quei mostri che hanno la plaga al loro interno e che li devo sparare con il biosensore, vero? Oh, il gattino che miagola ha fame di nuovo, porca trota, quando mi dimentico di dargli la pappuccia. Mi finisce che c'ha tanta famuccia. Però aspetta. Ah no, là non posso andare, ok. Voilà. Qui c'è da divertirsi, carica le armi. Ok, allora lo shotgun l'ho pure potenziato al massimo. È l'arma che preferisco di più in oltre all'RPG nei Resident Evil.
Eccolo là. Maledetto scarafaggio. Ora basta. Ah. Vieni qui. Ma come fa a correre su quei tacchi, io mi chiedo. Io con le scarpe ginni che ogni tanto prendo le slogature. Questo con il tacco corre, salta, ma così vai, ma sì. Ah, ma questo è il pezzo che ho visto ieri sera da te. Questo è il pezzo che ho visto ieri sera da te, Piero, mi sa, eh. Minchia, abbiamo scamazzato lo scarafone, troppo semplice. No, porca trottolina. Vabbè, io sono a livello più facile, non dovrei avere tutte le tue difficoltà. Minchia. Ma pare il mio istruttore di palestra di qualche anno fa. C'aveva un istruttore che era così, c'aveva pure la coda, secondo me. Sei proprio però innamorato di me. Non l'ho proprio vista, ma però. La facciamo finita. Fermo là. Equipaggio. Aspetta, però. Se lancio prima una stun. Oh! Tocca a me. Ah! Cosa mi ha colpito? E vai! No, c'ho l'arma scarica! Ma che porta la guerra con l'arma scarica? Forse sono un po' troppo lontano. Oh! Aia! Forse è meglio che mi curo un pochettino, va. No, la serpe. Voglio la serpe. Che c'ha le flashbang questo? Aia! Aia! Non ho schivato in tempo. Maledetto me. Oh! Affan bagno. Tutto bene, sto combattendo contro lo scorpione gigante. Oh! Mi ha preso! Oddio! Con la coda! Che schifo! Beh, è pure viscida! Se cado da là potrei farmi un po' male. Oh, non proprio quello che mi aspettavo. Oh, porca trota, mi esce pure quella e mica la uso. Dovessero cadere le mani. La miseria. Può bastare. Ah, fa un bagno. Ah. Ah, l'ho sconfitto? Sì. Yes.
si vince. Yes. Yeah. Vabbè. E ora troviamo Luis. A livello che sto facendo io è più chiaro che era molto più semplice, Piero. Mica come a te ieri che ho visto i colpi che ti dava e uscivano pure molti più mostri. Ecco perché mi diverto a giocare così, così sembro più bravo. Un bastardo. Krauser ha no. rubato l'Ambra. Oh no. Leon sta combattendo con lui. Ah sì. Sto arrivando. Arrivo. Perché fai tutti questi versi? Non ti senti bene? Sono riuscito a vedere fino a quando l'hai sconfitto. Mi spiace. Diciamo, ho notato che quasi quasi ti sarebbe dovuto servire il calendario vicino, diciamo, per inneggiare la gloria del Signore e di tutti i suoi santi. Ho potuto fare qualcosa di buono. Di che parli? Ti sono grato. Te l'ho detto. No, lo sai, Ole, a me piace Soft per fare la battuta. Se no mi concentro troppo. Aiuta Leon, quando non ci sarò più. Mi concentro troppo come faccio su Warzone e poi non do spettacolo. Non ci riesco. Immagino. No, io penso che a me sarà abbastanza. Cioè, posso cavarmela abbastanza bene. Con l'ultimo boss. Vai, forza. Vai, mica mia, vai. Ma non penso che manchi molto, alla fine del gioco, Piero. Ah, ok, dai. Così poi finisco pure Layers of Fear, che devo finire di nuovo il primo e poi si deve giocare al secondo, che non l'ho proprio giocato. Dai. Guarda là, che agile. Ah, quindi l'ha visto morire a Luis. Krauser. Visto morire Luis. Da là sopra. Il nostro Dio dovrà aspettare. Ah, ok, allora lo finisco domani perché alle 10 stacco. Quindi non penso di finirlo stasera. Bene, 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 bene lo stesso. Buono. Buono. È inutile che scappi. Tanto Leon ti fa fuori. La morte di Luis mi è dispiaciuta. Devo essere sincero. Mi è dispiaciuta la morte di Luis. Leon, non c'è tempo da perdere, ascoltami bene. La tua amica è sulla torre dell'orologio. Se ti sbrighi, arriverai prima che si trasformi in una di loro. Ah, quindi non sei proprio senza cuore. Vabbè. Immagino di doverti ringraziare. Sì, dovresti.